Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, il podcast che parla di streaming e birre di qualità. Io sono Roberto e se vi piacciono i miei abbinamenti, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere i prossimi episodi. Come dico sempre, siate curiosi e non fermatevi alla prima. Prima di cominciare, voglio ricordarvi di Union Birrai. Union Birrai è l'associazione di categoria che racchiude tutti i professionisti del settore birra artigianale in Italia e organizza in tutta Italia dei corsi sia di degustazione che di produzione casalinga della birra. Quindi, se questo podcast vi mette curiosità sul mondo della buona birra, andate sul sito di Union Birrai, sulla sezione corsi e cercate il corso più vicino a casa vostra. Oggi parliamo di una serie del 2022 disponibile su Disney Plus. E questa serie mi è piaciuta talmente tanto che prometto di non fare nessun tipo di spoiler. La serie si intitola The Bear, creata da Christopher Storer, interpretata tra gli altri da un bravissimo Jeremy Allen White, e prodotta da FX. Ogni cultura, ogni società ha un rapporto completamente diverso con il cibo. Noi italiani siamo famosi in tutto il mondo per la nostra tradizione gastronomica, ma mentre la cultura del buon mangiare ce l'abbiamo dentro, così non si può dire con la capacità di raccontare questa cultura. Davvero non ricordo un film, una serie o anche un libro italiano che sia riuscito veramente a raccontare che cosa vuol dire per noi italiani la cultura del buon mangiare. Ci limitiamo a adattarci a format stranieri come Masterchef, che però attorno al concetto di cucina creano un'ansia da caserma che sinceramente odio. Recentemente sono usciti diversi titoli proprio a tema cucina. Uno è The Menu, è un film abbastanza geniale, di cui parleremo presto su questo podcast. L'altro è il deludente Boiling Point. E poi è uscita appunto questa serie che si intitola The Bear. Ho deciso di parlarvi di The Bear perché The Bear va in direzione completamente opposta a quella del mainstream che si è creato intorno al concetto di cucina, ovvero il concetto dell'alta cucina a tutti i costi, della competizione che ti consuma, del dover arrivare per forza all'eccellenza. Sto parlando del food porn, di quella moda di fotografare quello che stai mangiando solo perché vuoi far vedere che sei in quel posto a mangiare quella cosa e non perché quella cosa magari ti sta veramente piacendo. The Bear se ne frega dei cosiddetti gastrofighetti e delle storie Instagram. È una serie sporca, grassa come un panino ben farcito e molto nevrotica, ma per motivi decisamente umani. Protagonista della serie è Carmine, figlio di una famiglia di origini italo-americane di Chicago. Carmine ha soli 21 anni e è diventata una stella del fine dining. Ha vinto un prestigioso premio di cucina e lavora come chef in un ristorante stellato di New York. La sua famiglia da anni gestisce una paninoteca a Chicago, che negli ultimi anni è stata portata avanti da Michael, il fratello di Carmine. Attenzione, quando dico paninoteca intendo paninoteca all'americana, cioè i panini, quei grossi sub ripieni di carne stufate, peperoni, cipolle. Negli Stati Uniti hanno un concetto di panino completamente diverso dal nostro. Non usano salumi, ma appunto usano carni cotte, verdure cotte. È una concezione del panino molto più simile a quella dei nostri chioschi da stadio, per intenderci. Michael, il fratello di Carmine, proprio all'inizio della serie si suicida e lascia in eredità a Carmine la gestione della paninoteca. Tutti si aspettano che Carmine arrivi a Chicago giusto il tempo di chiudere definitivamente il locale e di tornarsene a New York. Invece Carmine incredibilmente decide di rimanere a Chicago e gestire lui in prima persona questa paninoteca. La decisione di Carmine è apparentemente folle e senza senso, perché da una parte abbiamo il futuro della cucina mondiale e dall'altra abbiamo un locale che sta affogando nei debiti. Ma episodio dopo episodio, conoscendo meglio il personaggio di Carmine, ci rendiamo conto che lui sì ama la cucina, ma odia proprio quella sensazione di frustrazione e umiliazione che si vive nelle cucine dei ristoranti di alta fascia. Carmine, a differenza di quello che gli succedeva nella cucina stellata dove lavorava prima, cerca di costruire attorno a sé una squadra, anzi una brigata, perché così si dice nelle cucine, di persone che nel loro lavoro ci mettano soprattutto passione, ci mettano del loro,
E questo è l'aspetto che ho amato di più di questa serie di The Bear, perché nonostante loro facciano solo panini, patate, zuppe e torte, lo devono fare non solo con le mani, ma anche con il cuore, lo devono fare con passione. Non solo, tutte le persone che da anni lavoravano in questa paninoteca, con il tempo avevano perso l'amore per il cibo, non solo quello che proponevano ai clienti, ma anche quello che mangiavano loro. Invece Carmine li aiuta a recuperare questa passione per il mangiare, per il preparare con calma i piatti per sé e per gli altri. E anche questo è un lato della serie che ho amato tantissimo, perché noi spesso non ci rendiamo conto che non dobbiamo mangiare solo per sopravvivere, ma dobbiamo mangiare anche per il gusto di farlo. E poi secondo me lavorare nella ristorazione è uno dei lavori più difficili in assoluto, perché non devi amare solo la cucina, ma devi amare l'umanità in generale. Cioè, sfamare un estraneo con qualcosa di buono è un lavoro veramente complicato. Se non ami fare questa cosa, la cucina diventa assolutamente una galera. È un luogo estremamente gerarchico, estremamente claustrofobico, e se non c'è quella passione per l'altro, il lavoro diventa un inferno. Carmine viene da una famiglia di origini italiane, dove il cibo ha avuto un ruolo ovviamente fondamentale nella sua crescita. E soprattutto la ricetta di una specifica salsa per gli spaghetti, che questa famiglia ha tramandato di generazione in generazione come una sorta di vessillo. Ovviamente Carmine rifiuta questa ricetta più per un suo distacco personale dalle sue origini che non per motivi meramente gastronomici. Ma verso la fine della serie questa ricetta di questa salsa diventerà la vera protagonista, ma non vi dico nient'altro. La prima stagione di The Bear l'ho trovata veramente godibilissima. Utilizza un formato abbastanza tipico, che è quello delle sitcom, cioè con episodi da 20-25 minuti, ma non è assolutamente una sitcom. Da un punto di vista di regia, montaggio, fotografia, sembra di guardare un film di Martin Scorsese. Ha una regia molto nevrotica, una fotografia molto sporca, quasi da documentario urbano. La colonna sonora è veramente una figata. Ci sono delle band di rock sperimentale unite a classiconi dei Pearl Jam, dei Radiohead o di John Mellencamp. Il cast è veramente di livello. Ogni personaggio rende alla perfezione sullo schermo quello che è il suo percorso nel recuperare la sua passione e il suo amore per il cibo. E ho trovato geniale inserire nel cast Matty Matheson, che è un eccentrico chef canadese, che con il personaggio di Carmine ha più di un punto in comune. The Bear ci racconta le difficoltà e lo stress di lavorare in una cucina, ma da un punto di vista con il quale tutti noi possiamo empatizzare. Perché non ci racconta lo stress dovuto alla ricerca di una perfezione stilistica ossessiva e snob, ma ci racconta semplicemente lo stress che nasce dalla stanchezza, dall'insoddisfazione, dalle difficoltà economiche, dal fatto che per quanta buona volontà e quanta passione tu ci puoi mettere, ci sono dei momenti in cui semplicemente la ruota non gira. È una serie veloce, incalzante, anche molto nevrotica, perché dietro le quinte di un ristorante si urla e si litiga parecchio. Protagonista di questa serie è anche la città di Chicago, che non ha la fanciness di New York o lo star power di Los Angeles, ma ha comunque il fascino di una metropoli sia moderna sia un po' decadente nelle sue prime periferie, che il direttore della fotografia di questa serie ha reso alla perfezione. È davvero una storia che si muove e cresce attorno al concetto di cibo, attorno al concetto di mangiare tutti insieme, cucinare tutti insieme, creare tutti insieme un qualcosa che poi si può condividere, ma senza quelle buffonate da nazi chef che in contesto narrativo, quindi relativo a un film, a una serie, ormai sono diventate banali e, se mi permettete la metafora culinaria, un po' bollite. Quindi vi ricordo e vi raccomando The Bear su Disney Plus, c'è tutta la prima stagione, sono solo 8 episodi mi sembra, che è una serie che mi ha lasciato un ottimo sapore in bocca, e adesso ci abbiniamo una bella birra. La birra che ho deciso di abbinare a The Bear è la Eva K, o Eva K come preferite, del birrificio Busa dei Briganti, birrificio di Cintauganio della provincia di Padova. La Eva K è una Keller Pils, che io considero forse la birra più bevuta al mondo. È una bassa fermentazione di ispirazione tedesca, una birra chiara, cristallina, con una bella schiuma, ha un buon sapore di cereale, un buon profumo, non è particolarmente amara, è una bevuta
che diciamo noi del settore tendiamo a definire defaticante, perché è una birra estremamente rinfrancante, e ho deciso di abbinare questa birra a The Bear proprio immaginandomi una giornata di lavoro in questa cucina così nevrotica ma comunque piena di passione, di persone con passione che a fine serata, stremati ma comunque contenti del risultato della loro giornata, si sono dedicati questa bella bionda nel bicchiere. Vi ricordo, se le mie chiacchiere vi stimolano la curiosità sul mondo della birra, di andare sul sito di Union Birrai nella sezione corsi per cercare corsi di degustazione o produzione casalinga di birra più vicini a casa vostra. Dalla versione di Barley è tutto, buona visione, buona bevuta e non fermatevi alla prima.